Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Come ogni venerdì, ampio spazio allo sport nella parte finale del nostro telegiornale. Come sempre, però, in apertura le notizie, di cronaca quest'oggi, per poi passare alla politica. Passiamo prima da alcune notizie flash importanti proprio di cronaca. Un dramma sfiorato a pochi giorni, tra l'altro, dal suicidio del giovane Alessio Fulcoli a Procida. Oggi un giovane minorenne ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal primo piano della scuola Caracciolo di Procida. Lo studente è stato immediatamente soccorso sul posto sia il 118 che i carabinieri. Dalle prime notizie raccolte dalla nostra redazione sembrerebbe che la depressione potrebbe essere stata la causa del gesto. Il giovane è chiaramente rimasto ferito, soprattutto agli arti inferiori, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano in ogni caso i carabinieri. E proprio a proposito del giovane Alessio Fulcoli, la salma è stata liberata dall'autorità giudiziaria e si potrà quindi rivolgere l'ultimo saluto al 29enne ischitano che si è tolto la vita lo scorso martedì. I funerali si terranno presso la chiesa Santa Maria di Porto Salvo domani sabato alle 15. La salma sarà presente in chiesa già dalle ore 12. Sono tanti nel frattempo i messaggi di cordoglio e incredulità di amici e conoscenti, ma anche di semplici cittadini. Quello di Alessio è l'ennesimo dramma che vede protagonisti purtroppo giovani isolani. Apriamo la pagina dedicata alla politica. Il 14 e 15 maggio nei comuni di Forio e di Casamicciola i cittadini saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Due elezioni diverse tra loro e al tempo stesso interessanti. Nel comune Turrita le compagini non sono molto diverse da quelle delle ultime elezioni. Il candidato di maggioranza è Davide Castaiolo, l'opposizione scenderà in campo con Stani Verde, mentre la terza compagine sicura vede come candidato sindaco Vito Iacono, ma non si escludono candidati dell'ultima ora. Nel comune di Casamicciola invece ci sono ancora tanti punti interrogativi, non si conoscono ancora infatti i nomi di quelli che saranno i candidati del comune termale, che attualmente si ritrova sotto i riflettori anche vista la ricostruzione post frana. I rumors ovviamente parlano di Silvitelli da una parte e Josi Ferrandino dall'altra. Guardiamo il servizio. Si voterà il 14 e il 15 maggio per le elezioni comunali di Forio e Casamicciola, due elezioni diverse tra loro, ma entrambe molto interessanti e sicuramente non scontate come quelle di Ischia e Barano. A Forio gli schieramenti sono di fatto delineati, al netto di qualche ritocco da ambo i lati. Davide Castaiolo sarà il candidato dell'amministrazione uscente. Sul fronte dell'opposizione invece Stani Verde ha allargato di parecchio la coalizione rispetto all'ultima tornata elettorale, pescando sia in casa di Del Deo che qualche altro attore della politica foriana rimasto un po' più ai margini nell'ultimo giro. Di sicuro parteciperà alla sfida con Castaiolo e Verde anche Vito Iacono e non si escludono piccoli candidati dell'ultima ora. Ovviamente lo schema definitivo non si avrà prima del 14-15 aprile, quindi la campagna elettorale potrebbe regalare ancora clamorosi colpi di scena. Il grosso punto interrogativo resta sul comune di Casamicciola. Dopo la sfiducia al sindaco Castagna, nessuno avrebbe mai potuto immaginare il disastro che il 26 novembre ha dato il definitivo KO ad una comunità già martoriata dopo il sisma. E dunque la politica è stata messa per un po' da parte perché oggettivamente c'era altro a cui pensare. Il voto però adesso è più vicino e sotto banco, lontano dai riflettori, tutti i protagonisti hanno cominciato a fare le prime mosse. L'amministrazione uscente, come nel caso di Forio con Del Deo, non potrà contare su Giovan Battista Castagna come candidato sindaco, dato che ha già esaurito i due mandati. Al momento il candidato naturale resta Peppe Silvitelli, vice sindaco e consigliere con il bacino di voti più consistente della cittadina termale. Dall'ex maggioranza si sono sfilati Piro, Carotenuto e Barile, presentandosi in ginocchio alla corte di Josi Ferrandino. Della candidatura dell'europarlamentare parlano tutti da mesi, si è anche dato vita a qualche comitato di cittadini proprio per cominciare a gettare i primi semi
del gruppo che supporterà Giosi, il quale tuttavia al momento non ha ufficializzato nulla, né tantomeno ha preso pubblicamente posizione su tematiche che riguardano Casa Micciola. E però gli ex consiglieri di minoranza, più quelli che hanno tradito Castagna, si giocano tanto, visto che la sfiducia è arrivata sulla promessa di una candidatura di Giosi che Ignazio Barbieri per la verità annunciò, forse quantomeno in maniera incauta, già il giorno dopo la sfiducia di GB. È una partita strana quella di Casa Micciola, poiché a conti fatti i voti sembrano premiare la compagine di Silvitelli, che pare abbia raccolto anche qualche nuovo innesto, vedi Zabatta ma non solo. La candidatura a sindaco di Giosi Ferrandino però porterebbe ad avere una candidatura importante di un profilo che non solo ha già amministrato il paese, ma vanta anche un curriculum decisamente importante dal punto di vista politico. E allora nei giorni scorsi ha provato a farsi avanti un po' a sorpresa l'ex senatore Domenico Desiano, che si è reso disponibile a sposare la causa del gruppo di Castagna e Silvitelli, proponendosi come candidato sindaco per quella che sarebbe una sfida tra due personaggi che hanno ricoperto ruoli importanti nello scenario politico degli ultimi anni. Quella di Desiano comunque è una proposta che non avrebbe almeno per ora riscosso un grande successo. Nel frattempo si muove anche la quota rosa, ovvero Annalisa Iaccarino, intenzionata a candidarsi a fare una lista tutta sua, staccandosi dai fedelissimi di Giosi Ferrandino. Al momento quindi tutti giocano a carte coperte e ciascuno aspetta che sia l'altro a fare la prima mossa. Su Casa Micciola però ci sono gli occhi dell'intera isola e soprattutto del governo centrale, anche perché ci sono un bel po' di milioni da gestire nei prossimi anni. A proposito di Casa Micciola, è destinata a creare polemica la decisione del commissario Calcaterra di dare mandato agli uffici di predisporre la gara pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana, che da più di 10 anni, ricorderete, è affidato ovviamente alla società in-house AMCA. Sul tema è intervenuto il comitato Casa Micciola al centro con il presidente, l'avvocato Antonio Carotenuto, che ha inviato una nota proprio al commissario. Si legge nella nota: dalla consultazione dell'albo pretorio e dalla lettura di articoli di stampa apprendiamo con enorme stupore che ella ha dato indicazione agli uffici di procedere all'affidamento del servizio di igiene urbana mediante procedura con gara pubblica, scrive Carotenuto. Con tale atto, che dispone l'attivazione delle procedure per l'affidamento a mezzo gara pubblica del predetto servizio, sottraendolo di fatto alla società in-house AMCA SRL che lo gestisce da lontano 2002, si apre la strada ad una serie di determinazioni amministrative i cui effetti si produrranno durante il corso degli anni a venire. Tali determinazioni di grandissima rilevanza per l'intera popolazione di Casa Micciola Terme, sottolinea Carotenuto, ad avviso della scrivente associazione spetterebbero ad un'amministrazione legittimamente scelta ed eletta dal popolo di Casa Micciola Terme, che a breve, il 14 e 15 maggio, verrà chiamato alle urne. Le saremmo veramente grati, conclude il comitato, se volesse acconsentire a che le decisioni da lei prese con la citata delibera ricadano sulla nuova amministrazione comunale, che come anticipato verrà eletta alle prossime urne il 15 maggio, e nel contempo prorogare l'affidamento alla società comunale almeno fino al prossimo mese di giugno 2023. Vedremo quali saranno le decisioni della Calcaterra, che per ora sembra comunque convinta ad andare avanti. Certo, sarebbe una decisione importante in quella che è una gestione ovviamente del comune di Casa Micciola, che ha sempre visto affidare alla società in-house AMCA, nata tra l'altro proprio per questo, bene, è sempre stata l'AMCA a gestire questo servizio. Vedremo insomma quali saranno le reazioni poi anche di tutti gli altri attori della politica, che però, come abbiamo ascoltato anche dal servizio, per ora restano in silenzio nonostante le elezioni in vista. A proposito però di politica, ritorniamo sul tema della frana, in particolare del decreto ricostruzione che passa al Senato, questa è la notizia, portando però con sé molte polemiche da parte soprattutto delle opposizioni, che lamentano la bocciatura di quasi tutti gli emendamenti a sostegno dell'isola d'Ischia. Su tutte le furie la
senatrice Gabriella Di Girolamo, capogruppo della Commissione Ambiente al Senato, che punta il dito contro la maggioranza. Vediamo allora il servizio realizzato dal nostro inviato a Roma, Luca Antonio Pepe. Archiviato il decreto ricostruzioni presso il Senato della Repubblica, non si placano però le polemiche su tutte le furie. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Gabriella De Girolamo, che lamenta il fatto che non sono stati accolti la stragrande maggioranza degli emendamenti presentati in seno al decreto Ischia, che il governo aveva detto che sarebbero stati poi fatti passare al successivo decreto, il decreto ricostruzione. Così non è avvenuto. Il 90%, anzi di più, degli emendamenti non sono stati approvati, solo due sono passati, e quindi su tutte le furie la senatrice De Girolamo è intervenuta in aula chiedendo a gran voce al governo di rispettare l'isola di Ischia, che a suo dire non ha ottenuto niente di importante col decreto ricostruzione. Abbiamo intercettato la senatrice De Girolamo qua nelle aule di Palazzo Madama, vediamo il servizio. Senatrice Di Girolamo, è passato il decreto ricostruzione al Senato. Tra mille polemiche, ci focalizziamo sui provvedimenti, sulle proposte emendative a favore dell'isola di Ischia. Cosa è successo? Sì, guardi, le polemiche sono sorte proprio in base al fatto che sul decreto Ischia le istanze dei sindaci e dei commissari non sono state accolte. Quindi la commissione si era ripromessa di ritrovarsi uno spazio nel decreto ricostruzione per poterci lavorare su. Gli emendamenti infatti sono stati ripresentati in questo decreto, però c'è stata una pochissima apertura da parte del governo. Di fatto si è affrontato solo e esclusivamente il tema delle stabilizzazioni, che per carità va benissimo, ma a mio avviso è davvero poco, perché le istanze che provenivano dal territorio erano veramente tante. È un emendamento, quello sulle stabilizzazioni, che inizialmente portava anche la sua firma, se non erro. Sì, esattamente. L'emendamento delle stabilizzazioni di fatto era stato presentato da tutti i gruppi politici. In commissione avevamo emendamenti della maggioranza e emendamenti dell'opposizione. Il governo ha presentato i propri pareri in commissione, invitava al ritiro la maggioranza e aveva chiaramente assegnato un parere contrario agli emendamenti dell'opposizione. Così la maggioranza ha ritirato, l'opposizione invece ha portato ai voti questi emendamenti, che sono stati bocciati. Poi, diciamo, con la gentile intercessione, scusate, del relatore, questi emendamenti, sono stati di fatto copiati e incollati in un testo che poi lo stesso relatore ha presentato alla Commissione ed è stato votato in maniera favorevole, anche dalle opposizioni, chiaramente perché era un tema proposto anche da noi. E quindi abbiamo ottenuto la questione delle stabilizzazioni su Ischia, mentre c'era anche, diciamo, una volontà di apertura da parte del governo sulle delocalizzazioni per gli alloggi, che era anche questo un tema molto sentito e richiesto sia dai sindaci sia dal commissario. E per questo attendavamo una riformulazione da parte del relatore, così come è stato fatto, diciamo, con gli emendamenti stralciati e poi riproposti dallo stesso relatore in tema alle stabilizzazioni, cosa che però non è avvenuta. Di fatto l'unico impegno che abbiamo ottenuto dal governo su questo tema è stato un ordine del giorno e vedremo come andrà a finire. Sinceramente sono molto dispiaciuta, abbiamo ottenuto veramente poco per Ischia su questo provvedimento. C'è poi un tema, quello dell'esenzione IMU sulle case. Case vuote, però bisogna pagare l'IMU. È una cosa incredibile, difatti su questo avevamo chiesto anche una ricognizione al MEF, che interfacciandosi con i sindaci del comune avrebbero saputo indicare la capienza di questo emendamento, cosa che non so fino a che punto sia avvenuta, però di fatto insomma non c'è stata. E mi dispiace dirlo, però il governo classifica i terremotati di Ischia come terremotati di serie B. Provvedimento che è passato, però ci saranno sicuramente altri decreti, altri provvedimenti dove sarà possibile comunque portare avanti, ecco, questi emendamenti non approvati. Qual è in tal senso l'impegno del Movimento 5 Stelle? Ma il Movimento 5 Stelle ci sarà sempre, l'impegno che ha mostrato il Movimento 5 Stelle mi auguro che sia percepito dal territorio. Avremo sicuramente altri decreti, come dice lei, io mi auguro che il governo riesca ad aprire gli occhi, mi auguro che possa vedere queste necessità e possa iniziare a dare risposte a questo territorio che è purtroppo tanto bello quanto martoriato.
Chiudiamo con un ultimo servizio, la pagina dedicata alla politica, parliamo in questo caso però di politica nazionale. Ministro della Difesa nel governo Conte 1, la docente Elisabetta Trenta, a margine di un convegno tenutosi presso la Camera dei Deputati, ai nostri microfoni ha fatto un punto sulla guerra in Ucraina. Il servizio è di Luca Antonio Pepe. Elisabetta Trenta, fino a poco tempo fa ministro della difesa, un suo parere in merito a questa guerra in Ucraina. È una domanda complicata. Abbiamo fatto poco per evitarla e stiamo facendo pochissimo per farla finire. E credo che il tempo in cui invece prendere dei provvedimenti e cercare di dare un'inversione alle cose che sembrano andare tutte nella stessa direzione sia venuto. Stiamo aspettando troppo, la stiamo portando ai limiti e non è cosa buona per il futuro del mondo in generale, direi. Ecco, ci troviamo qui all'interno della Camera dei Deputati e si parla ancora di invio di armi, di sostegno militare. E questa è la strada, secondo lei, giusta per cercare di risolvere questo conflitto? Inviare armi è come buttare benzina sul fuoco, questo l'abbiamo detto dal primo giorno. Se c'era una ragione prima, che era quella di consentire all'Ucraina di resistere e provare a trattare da una posizione di forza, però vediamo che tutti gli sforzi che si stanno facendo comunque si scontrano con la realtà. E quindi io direi che l'invio delle armi può continuare soltanto per mantenere le posizioni fino ad ora raggiunte, ma soltanto vincolandolo all'avvio di vere e proprie trattative. Le trattative fino ad ora se ne è parlato, ci sono state in alcuni momenti, ma in questo momento non stanno avvenendo. E c'è chi dice che pensare a delle trattative significa far vincere colui che ha tutte le colpe, ovvero colui che ha attaccato e colui che si è messo al di fuori dell'ordine internazionale. Fare delle trattative è una negoziazione. E in una guerra è vero, c'è chi vince e c'è chi perde, ma se noi vogliamo portare questa guerra alla vittoria, ci dobbiamo anche chiedere quali siano veramente le possibilità di vincere. Perché in questo momento la situazione è abbastanza incancrenita e anche i paesi che stanno fornendo le armi a un certo punto non saranno più in grado di farlo. Io mi domando, è giusto per esempio che l'Italia dia il 20% della sua difesa aerea, quindi sguarnendoci noi su un sistema d'arma difensiva che in un momento come questo è assolutamente importante per il paese? Anche queste sono delle considerazioni che debbono essere fatte. Come le facciamo noi, immagino che le facciano gli altri paesi. Credo invece che bisogna lavorare pensando a quale debba essere il futuro delle relazioni internazionali, perché in questo momento noi non stiamo soltanto punendo giustamente la Russia che ha attaccato l'Ucraina e aiutando l'Ucraina a difendersi, ma mentre facciamo tutto questo stiamo anche compromettendo veramente il futuro delle relazioni internazionali, stiamo facendo delle scelte molto importanti per il futuro che sarà un futuro sempre di più di conflitti perché il mondo lo stiamo dividendo di nuovo in blocchi. Non sono più due, poi erano due, è diventato uno, non è mai stato uno, in realtà erano già tre. Oggi quanti sono? Ecco, credo che bisognerebbe fermarsi, riflettere sul futuro, decidere che futuro vogliamo e operare in quella direzione. L'attualità, prima di passare allo sport, si è tenuto giovedì mattina al Telese di Ischia un importante incontro organizzato dall'associazione Poi Ritorniamo, tema del secondo incontro del progetto Let's Talk, finanziato da fondi europei, è stato lo sport e soprattutto l'inclusione. Testimonial dell'incontro le realtà isolane di Ischia Baskin, basket inclusivo e Ischia Calcio Femminile, insieme al campione Gianni Sasso. Nel servizio che segue, le voci di Antonietta Iacono e del presidente Davide Laezza, che ha parlato anche dei recenti appuntamenti in cui il gruppo di giovani ha potuto interloquire anche con i rappresentanti delle istituzioni. Sentiamo. La giornata si è suddivisa in due parti, una prima parte appunto di dialogo, come lo sport abbatte le discriminazioni, parlando di inclusione con ospiti come Gianni Sasso, come la cestistica Ischia, con Ischia Baskin, una realtà nuova per l'isola che già da un paio d'anni pratica questo sport che è il Baskin, uno sport che
c'entra in pieno quello che è il senso dell'inclusione, con diversi ruoli che permettono a tutti di giocare. Gianni Sasso con la sua esperienza da atleta paralimpico e a l'ischia femminile con Benedetta Cennamo, il capitano della squadra, che parla anche un po' di quelle che sono le difficoltà dell'inclusione e le discriminazioni che come squadra hanno incontrato nel loro percorso. La seconda parte dell'evento invece si è tenuta in palestra, dove c'è stata una dimostrazione di quello che è appunto lo sport del basket, leggermente diverso dal basket, dalla pallacanestro classica. E è andato molto bene, i ragazzi sono stati entusiasti di conoscere queste realtà che forse non tutti conoscevano, di sentire l'esperienza di Gianni, di avere la forza tramite appunto le parole di Benedetta nel affrontare le difficoltà che forse uno sport può dare, nonostante la tanta inclusione e la tanta bellezza che ci sia. Questo è il secondo incontro del Let's Talk, che è un progetto ideato dai ragazzi di E poi ritorniamo e finanziato dall'Unione Europea tramite un bando che appunto abbiamo vinto diversi mesi fa. Ci sarà a fine marzo un terzo incontro che avrà a tema il lavoro, quindi i giovani, il lavoro e le opportunità che ci sono e che ci devono essere sull'isola per i giovani. Davide Laezza, la scorsa settimana avete avuto l'opportunità come associazione di incontrare l'onorevole Caramiello giunto sull'isola per presentare l'intergruppo parlamentare. Come è andato l'incontro e che feedback avete ricevuto? Siamo stati felicissimi e onorati di essere presi in considerazione per il mondo della rappresentanza giovanile tra gli stakeholders che sono stati contattati da questo intergruppo parlamentare per raccogliere proposte per il rilancio dell'isola. Ci siamo soffermati su questo come gruppo giovanile. Lo abbiamo fatto riunendoci come associazione, ma anche raccogliendo tante proposte dai profili social. A quali domande, a quali esigenze bisogna rispondere per il mondo giovanile, ma soprattutto per il rilancio dell'isola? Ci siamo soffermati su quelle che abbiamo definito operazioni sicurezza, operazione sostenibilità, operazione inclusione e tante altre. La cosa bella è che noi non abbiamo voluto parlare solo a nome dei giovani, ma abbiamo avuto la possibilità di parlare anche di giovani imprenditori e di gruppi di famiglie impegnate con costanza e determinazione sul territorio. È il caso della famiglia del Negombo, che tra l'altro ci ha anche ospitati in quella bellissima cornice nella Baia di San Montano. Che cosa vi aspettate dall'intergruppo parlamentare per l'isola di Ischia? Faremo da pungolo affinché questo intergruppo parlamentare possa essere davvero una risposta concreta alle tante esigenze del territorio. Non c'è bisogno dell'ennesima passerella, anzi le tante emergenze che abbiamo vissuto ci hanno mostrato come in realtà spesso siamo rimasti inascoltati. O siamo stati troppo silenziosi oppure sordo chi in questo tempo doveva ascoltarci. Invece poter incontrare le istituzioni da vicino, poter stringere la mano a chi vuole darti un'opportunità è una grande occasione, ma c'è bisogno di stare attivi sempre, sempre sul pezzo affinché ciò che è scritto su carta possa divenire al più presto una realtà concreta. Una notizia flash di attualità: divorzio fra Ivano Veccia e la pizzeria Quinto a Roma Nord. Il pizzaiolo ischitano, 13° nella classifica delle 50 top pizze in Italia e 25° nella classifica delle 50 top pizze mondiali, lascia la guida della grande struttura che ha avuto tanto successo in questi anni, diventando un riferimento anche con alcune curiosità come la pizza più costosa di Roma. La rottura è stata consensuale nei tempi e nei modi, dopo che Ivano Veccia aveva comunicato la volontà di andarsene alla proprietà, che ha cercato di trattenerlo sicuramente seguito da gran parte della squadra. Per il futuro è presto per dirlo, comunque sicuramente Ivano Veccia, secondo i rumors, si muoverà sull'asse Roma-Ischia e non in altre direzioni. Apriamo la pagina dedicata allo sport, in particolare al calcio. Domenica si gioca il derby tra Ischia e Real Forio. Per l'Ischia 7 partite al termine del campionato, i gialloblu hanno in mano il proprio destino per la conquista della Serie D. La prima delle 7 finali è proprio quella che domenica si giocherà allo Stadio Mazzella, ore 15, diretta Nuvola TV, contro il Real Forio. Le due squadre isolane lottano per obiettivi opposti, ma entrambe hanno bisogno dei 3 punti. Sarà una partita difficile, ha commentato alla vigilia del match mister Enrico Buonocore. Loro giocano bene, hanno un allenatore preparato, ma questo è un derby e i derby si vincono, ha dichiarato il tecnico. Allora ascoltiamo uno stralcio della conferenza stampa tenutasi oggi. Mi aspetto, prima di tutto è un derby, quindi i derby di solito non si giocano ma si vincono, e noi
dobbiamo fare questo. Perché? Perché noi siamo in un momento molto importante del nostro campionato e non possiamo sbagliare. Mi aspetto una partita contro una squadra che secondo me sta facendo molto bene, contro un allenatore molto bravo, e quindi sicuramente loro la partita la verranno a giocare a viso aperto, e quindi sarà sicuramente una bella partita. In questi casi, mister, c'è sempre insomma questa discussione, non c'è rivalità fino a un certo punto, perché ovviamente sono comunque due squadre isolane, quindi si cerca sempre insomma di essere solidali l'uno con l'altro, però si arriva a questo appuntamento che entrambe le squadre hanno bisogno di vincere. Magari in altri contesti, se già fossero arrivati 3 punti con l'Albanova per il Real Forio, forse ci sarebbe stato un approccio diverso, invece sarà una partita in cui insomma il Forio vi darà molto fastidio. Ma tutte le partite iniziano 0-0, sicuramente sarà una partita difficile, perché giochiamo contro una squadra che è organizzata, che viene avanti, che gioca sempre da dietro, è una squadra che crea delle occasioni da gol, quindi non è una partita come tutte le altre, credo, che ci butteranno la palla, credo che sarà una partita, lo sa, un allenatore molto giovane, che è molto preparato. Quindi credo che verranno a farsi la partita, a giocare a viso aperto, almeno le partite che ho visto io, che fuori io ho sempre giocato così. Un allenatore bravo, preparato, credo che faccia un tipo di calcio interessante, credo che non cambi idea per una partita che gioca contro una squadra, insomma, al di là del derby, al di là di quello che può essere l'importanza del risultato, ma credo che l'idea... un allenatore bravo come lui non cambi, no? Io credo che un allenatore bravo, preparato, giovane, che studia calcio, che studia calcio, so che è molto preparato, so che altrimenti mi deluderebbe se non verrebbe a giocare una partita d'attacco, insomma, una partita... un allenatore molto giovane, molto preparato, quindi mi aspetto questo. Dopo la vittoria con il Casoria, che anche tu hai detto era una partita importante, adesso queste 7 da un punto di vista mentale hai dovuto parlare con la squadra per evitare insomma che ci possa essere il pensiero, il rischio di credere che sia già tutto fatto per la vittoria? Non è niente fatto, noi dobbiamo fare, ci sono 21 partite, sono 7 partite, abbiamo tutte partite difficili, cominciando da domenica che è il derby. Poi partita per partita noi sappiamo che dobbiamo fare un tot di punti e arrivare in fondo. Ci sono ancora degli scontri diretti, noi ne abbiamo 2 ancora, quindi è tutto da giocare, non ci sta niente di già scritto. Per noi, per arrivare in fondo, perché ormai siamo lì, e quindi è normale che noi vogliamo con tutti i costi arrivare davanti a tutti, a 7 partite dalla fine. Per farlo dobbiamo avere questo tipo di attenzione, questa concentrazione che abbiamo avuto domenica, come abbiamo avuto le altre volte, perché poi al di là di qualche momento della partita dove ci sta, però noi nell'ultimo mese, che non è stato brillantissimo a livello di qualità di gioco, ma fatto sempre 3 gol a partita, al di là del Massa Lubrense 0-0, dove abbiamo subito veramente molto poco in tutte le partite che abbiamo fatto, cioè al di là della partita a Villa Literno dove abbiamo preso 2 gol, che il resto sono finiti sempre senza gol, se non mi ricordo male, da parte degli altri, insomma. E ci spostiamo sull'altra parte dell'isola, l'ennesima partita difficilissima da portare a casa, eppure il Real Forio di mister Angelo Iervolino ha sempre messo in difficoltà le avversarie, anche se blasonate, soprattutto fuori casa. Tuttavia i biancoverdi devono fare i conti con numerose assenze. Iervolino non si appella però agli alibi. Dobbiamo parlare di ciò che abbiamo e quindi faremo di necessità virtù, ha assicurato il tecnico alla vigilia del match. L'ex Ischia elogia i gialloblu, sono una squadra super, anche se giocano da 6 in pagella possono vincere, loro vogliono i 3 punti ma anche a noi servono, quindi dobbiamo dare il massimo, ha commentato Iervolino. Sentiamo. Il Real Forio gioca una grande partita con l'Albanova ma non porta a casa un punticino, una situazione infortuni che desta qualche preoccupazione, una classifica che invece fa sorridere. Insomma, i temi sarebbero tanti da analizzare con mister Angelo Iervolino, però
oggi che venerdì c'è soprattutto una parola che incombe, mister, è tempo di derby. Sì, hai fatto un riassunto un po' della nostra situazione attuale, dell'ultima partita. Ormai è da dimenticare, diciamo, già da domenica pomeriggio dopo averla giocata, quindi è già da dimenticare quella là. Bisogna solo pensare a quel prosieguo delle nostre prossime set, e della cosa più importante. La situazione, diciamo, come detto, infortuni, è quella che è, quella che sappiamo, e quindi non dobbiamo più, diciamo così, pensarci, ma lavorare su quello che è possibile gestire, quello che ho detto ai ragazzi. Dobbiamo mettere energie sulle cose che possiamo gestire, non sprecare energie su quello che non possiamo gestire. Quindi non dobbiamo più parlarne, seppure ovviamente per quello che noi stiamo facendo, per quello per cui stiamo lottando, sarebbe importante avere tutti a disposizione, poi a maggior ragione quando poi giochi contro la prima della classe come domenica. Però faremo necessità a virtù. Che partita sarà tatticamente il derby? Ha sempre un sapore particolare, è sempre una gara un po' a sé, se vogliamo, dove i valori contano alle volte, contano fino a un certo punto e quant'altro. Mister Iervolino, che gara si immagina? Mi immagino una gara dove loro ovviamente devono sicuramente voler fare bottino pieno per proseguire il loro cammino dal punto di vista della vittoria del campionato. Viceversa la stessa cosa vale per noi per quanto riguarda il nostro mini campionato da vincere, di cui parlavamo mesi fa. Ovviamente è inutile parlare delle qualità tecniche, tattiche della squadra dell'Ischia, quindi è una squadra che non è inutile che lo, diciamo così, la descriviamo, una squadra super che ovviamente può lavorare, può giocare anche da 6 in pagella e raggiunge l'obiettivo massimo. Per quanto riguarda noi, o comunque chiunque giochi contro di loro, non basta giocare da 6 o da 7, ma deve giocare da 12, quindi ci sarà sicuramente da soffrire, ci sarà sicuramente da poter essere attivi e collaborativi in quello che bisogna fare in campo, in tutte le zone del campo, perché sappiamo appunto il loro livello tecnico, il loro livello ovviamente anche di motivazione, che ovviamente deve far leva anche sul nostro, perché abbiamo il nostro campionato da giocare. Però ripeto, una squadra che può giocare tranquillamente da 6 in pagella tutte le gare e raggiunge l'obiettivo dei 3 punti, quindi sta a noi fare di più, sta a noi giocare da 12. Visto, se potessi togliere un giocatore all'Ischia? Ma è una domanda che spesso viene fatta, ma io credo che in quel caso è difficile togliere qualcuno all'Ischia, o comunque le squadre che giocano in alto, di alta classifica, come magari domenica, no? Domenica scorsa facciamo diciamo così, con l'Albanova, non giocava magari Grezio, ha giocato a Ciavalla, ha fatto gol, ha fatto vincere la gara, quindi quelle squadre lì, squadre come l'Ischia, squadre che giocano per vincere, hanno sempre un giocatore che sostituisce l'altro dello stesso livello, quindi c'è poco da, diciamo, da togliere, ma secondo me dobbiamo più concentrarci su quello che bisogna fare noi, per quello che bisogna fare in campo, per quello che bisogna fare dal punto di vista, ripeto, molto collaborativo. Sappiamo che andiamo a giocare su un campo anche difficile, lo conosciamo bene ormai tutti, difficile nel senso come grandezze, come ampiezze, come lunghezze, come tutto quello che può concernere anche ovviamente una prestazione che deve andare a collimare sia dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista fisico. Quindi noi ci arriviamo un po' agli incerottati, e questa è la cosa che più dobbiamo, i ragazzi devono capire, che chiunque possa giocare in qualsiasi ruolo, in qualsiasi momento della gara, deve dare tutto quello che ha per queste 7 partite. Diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. La primavera potrà aspettare per un bel po', perché ancora le perturbazioni con la nuova settimana raggiungeranno l'Italia. Intanto il fine settimana sarà abbastanza bello al centro nord, mentre al sud notiamo ancora questa circolazione di bassa pressione con precipitazioni a macchia di leopardo. Quindi andiamo a vedere quello che succederà con delle piogge che ancora in alcune zone bagneranno il sud e la Sicilia. Invece
al centro-nord torna il bel tempo con ampi rasserenamenti, anzi sulle regioni settentrionali proprio una bella giornata di sole con temperature fino a 15 gradi durante il pomeriggio. Seguite tutti gli approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo o visitate gli articoli sul nostro sito web. È tutto per stasera e per questa settimana con il TG News di Nuvola TV. L'informazione ritorna lunedì alle 20.30 come di consueto. Per quanto riguarda le dirette sportive di questo fine settimana, seguiremo domani pomeriggio la Virtus Libera impegnata in trasferta, ovviamente per il calcio a 5, mentre seguiremo poi in diretta domenica pomeriggio alle ore 15 il derby tra Ischia e Real Forio. Grazie per essere stati con noi anche questa sera, vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Alla prossima, da Vincenzo Agnese.